ripulita ed è un posto eccezionale, meraviglioso, dove potersi aggregare. Hanno tolto i posti di aggregazione in tutta Italia perché il popolo non si deve riunire, il popolo non deve sapere, si deve informare, deve essere disinformato solo attraverso quella maledetta scatoletta della televisione. E allora no, ritorniamo indietro a 50 anni fa, dove ci si incontrava nelle piazze, quando si facevano le agorà, e ripartiamo. Questa piazza, signori, Alessandro, qui alle spalle, proprio a 2 minuti facendo questa stradina, c'è una spiaggia caraibica, meravigliosa, una spiaggia che Madre Natura ha donato negli ultimi 10 anni, qualcosa di eccezionale. Allora questo quartiere non lo dico come provocazione, e lo dico a chi abita qui, svegliatevi, svegliamoci, riprendiamoci il posto che ci appartiene. Voi dovete essere i guardiani di questo posto, dovete essere i guardiani di questa meraviglia che c'è qui dietro, e questo quartiere dovrà diventare il quartiere del turismo. Qui dovremmo tutti quanti specializzarci nel turismo, dovremmo fare il business, dovremmo vivere per il turismo. Qui ci dovrebbero essere tutti questi locali, dei pub, dei ristoranti, a utilizzare questa piazza. Ma secondo voi perché? Perché tutti quelli che negli ultimi 50 anni hanno amministrato quest'Italia e anche Trapani in questa modalità, ha fatto sì che questo posto rimanesse indietro? Perché? Per qual motivo? Perché gli ha fatto comodo rendere il popolo italiano un popolo italiano ignorante. E allora no, informiamoci, per questo siamo venuti qui anche a parlarvi delle motivazioni del no. Ma qualcuno vi ha chiesto, volete sì o no una riforma costituzionale? Ditelo voi, la volete questa riforma, sì o no? No! No, non la sento, più forte! E allora, ma questa riforma costituzionale chi l'ha voluta? Chi l'ha voluta? I cittadini non sanno nulla. Molti di noi non sono informati nemmeno che ci sarà il 4 di dicembre un referendum. Questa l'hanno voluta gli americani, Obama ha fatto un endorsement, l'hanno voluto i tedeschi, l'hanno voluto degli stati stranieri che hanno tutto l'interesse di allontanare i cittadini dall'attività politica attiva. Allora, io vi dico, qualcuno stamattina mi ha detto, Maurizio, sai, Alessandro, io sono nato, sono a casa, sono uno degli ultimi trapanesi, perché l'ospedale è a Dece, quindi i trapanesi ormai nascono tutti a Dece. Io sono nato a casa e sono nato a 500 metri da questo posto. Tu non hai idea della rabbia, io mi sono svegliato a 40 anni, troppo tardi, a 40 anni, però mi sono svegliato, ho reagito, e allora tutti quanti insieme abbiamo l'obbligo morale di dire no a questo referendum e di ripartire. Non voglio sentire, voi siete l'ultima speranza. No, non siamo noi del Movimento 5 Stelle l'ultima speranza. La speranza è il popolo italiano, è il popolo italiano. Bravo, Mari! Io poi mi arrabbio, no, poi se mi bloccate normalmente perché sono molto, molto, molto quieto, però ci metto il cuore e credo realmente in questa rivoluzione. Sì, dopo quando ti do la parola. Passo la parola ad un amico, e sono pure un tantino emozionato di presentargli Trapani. Alessandro Di Battista, questo è Trapani. Buonasera a tutti e grazie. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Uno, lo dico sempre, si possono credere o meno alle parole, però guardate le immagini, guardate questa piazza, ci sono centinaia di persone e i carabinieri stanno in fondo alla piazza. Non stanno, fermi! Non stanno tra parlamentari e cittadini, come tra l'altro se noi non fossimo cittadini, anche lì cambiamo un po' le parole, cittadini dentro, cittadini fuori le istituzioni, non stanno qui a fare da barriera per proteggere i parlamentari dai cittadini, no! I poliziotti, che li ringrazio, stanno lì dietro, i carabinieri stanno lì in fondo, si mettono in fondo pure
per applaudire, non farsi scherzo. Ho visti due che pensate che c'è il Palazzo Chigi dove sta il Presidente del Consiglio delle Banche, Renzi, lì dentro, no? A noi capita di passeggiare lì davanti e ci sono due poliziotti lì, in divise, elegantissimi, con delle mantelle nere, che devono stare immobili lì a, diciamo, a presidiare appunto l'ingresso di Palazzo Chigi a Roma, di fianco al Parlamento. Stanno lì, ogni tanto a me capita di passare, gli passo davanti e sento psst. Mi giro loro immobile e mi fanno: continuate così. Te lo giuro. Io sono contento, io sono pieno di entusiasmo, io non so come andrà il 4 dicembre perché Davide contro Golia, perché hanno occupato la RAI, ma da sempre i partiti hanno occupato la RAI, hanno occupato i giornali, tu vedi chi sono i proprietari dei giornali, sono le stesse banche d'affari, Confindustria, De Benedetti, i soliti personaggi che hanno distrutto questo paese, quindi non è facile, perché lo diceva bene prima Ignazio, la loro politica è distrarre, guardate che distrarre significa... spingere in parti diverse l'etimologia, e televisione, televidere significa vedere da lontano. Io ci vado in televisione, sono andato pure l'altro giorno, ci vado, se vado mi invito, però il movimento è nato non per vedere da lontano, per vedere da vicino, perché guardando da vicino le riforme costituzionali, i decreti renziani che hanno splendidi titoli, Jobs Act, la buona scuola, il bail-in, sblocca Italia, e proprio perché hanno contenuti di merda sono costretti a metterci bei titoli, non è che chiamerebbero la riforma sulla scuola l'oscenità della scuola, giusto? Oppure quando il contenuto è ancora peggiore gli danno un nome in inglese, tanto per non far capire il popoluccio, perché il popoluccio non deve capire niente, perché se non capiamo ci possono manipolare, con cosa? Con gli stessi giornali che ci distraggono, per i quali un tweet sbagliato da qualcuno di noi è capitato, è più importante degli arresti in Expo, arresti che dimostrano che la mafia sta al nord, si è infiltrata l'andrangheta nelle grandi opere in Piemonte, in Lombardia. Distrarci, perché se siamo distratti da qualsiasi cosa ci infilano le fregature, ed è sempre così, e ogni qualvolta ci privano di un diritto è lì il momento in cui ci danno il bonus, la mancetta, è fatto apposta, ci tolgono, ci distruggono il diritto al lavoro, di fatto con questo Jobs Act che ha, non sono contratti a tempo indeterminato, sono questi contratti a tutele crescenti che permettono ai datori di lavoro di monetizzare il diritto costituzionale al lavoro pagando al licenziato un indennizzo. Ci hanno trasformato una repubblica fondata sul lavoro a una repubblica della precarietà totale, o dei voucher. C'è il voucher oggi, è la nuova frontiera del partito di sinistra che viene dal partito, perché poi guardate che le peggiori porcate in questo paese non le ha fatte neanche il centrodestra, e ve lo dice uno che ha sempre andato a sinistra in vita mia, io ho sempre andato a sinistra, no, le peggiori porcate da macelleria sociale in questo paese l'hanno fatto gli ipocriti, i radical chic che pensavano di interpretare il paese mentre erano rinchiusi in uno studio televisivo a bersi un prosecchino con il mignolo in alto o ad aprire un'ostrica. Questi, i radical chic, che hanno provato a dire non siamo per il popolo, per la difesa dei diritti, e poi una volta al governo hanno fatto indecenze che neanche Berlusconi si sognava di fare. È incredibile, sono questi, io li ho votati, quindi ve lo dico perché li ho visti in faccia, sono il partito più ipocrita del mondo, quello che fa le feste dell'unità, arrostisce salamelle, si chiamano tra di loro compagni, fanno le rassegne su Marx, ti tirano su il pugno chiuso e poi hanno distrutto i diritti dei lavoratori, macelleria sociale vera, è l'ipocrisia oscena di questo Partito Democratico che per me, scusate, ma deve andare a fanculo. Dobbiamo capire che i diritti non ce li garantirà nessuno se non combattiamo noi, non c'è altra soluzione. E alle volte io penso pure che probabilmente, lo diceva pure Ignazio, forse è responsabilità nostra, no? Io sono entrato in Parlamento pensando di affrontare le mie idee, i demoni lì dentro, di entrare dentro e trovarci criminali, ladri. Non sono tutti ladri, anche se poi ladri ci stanno. C'era Franco Antonio Genovesolo che si è fottuto i fondi per finanziare la formazione dei giovani siciliani del Partito Democratico. C'è stato Galan, presidente della Commissione Cultura, arrestato, grazie tra l'altro all'opposizione 5 Stelle che ha fatto votare l'arresto. E capitava di ricevere alla Camera dei rappresentanti dei parlamenti stranieri, magari delle commissioni culture, e ci dicevano
ma dov'è il presidente della commissione cultura? Allora magari la Boldrini, gli altri facevano i vaghi, oggi non è potuto venire, e io, ma veramente sta in carcere per corruzione, presidente? È così! Prima dell'estate hanno arrestato il senatore Caridi, senatore insieme a Sant'Angelo, accusato dalla procura antimafia di essere un dirigente della cupola segreta dell''Ndrangheta, perché oggi le cosche si sono evolute, mica ancora con le lupare stanno. Direttamente fanno studiare i figli dei boss nelle grandi università di finanza e le infiltrano direttamente nei partiti politici. Sono diventate le cosche delle scuole di formazione, formano i partiti politici e li infilano nelle istituzioni, dentro il Parlamento europeo, i comuni, le regioni. È così, però forse perché noi pensavamo che i demoni fossero tutti lì dentro, forse qualche demone ce l'abbiamo pure dentro noi. Io ho capito che forse chi ha comprato gli F-35 al posto di costruire asili nido, forse non sono stati politici, ma è stata la nostra indifferenza. Forse a tagliare la spesa sociale, a chiudere ospedali fermi e ad aprire cliniche private, forse non sono stati i politicanti di turno, il partito unico, centrodestra, centrosinistra, è stata la nostra sudditanza. Il pensare che questi siano gli onorevoli, che vengano qui a Trapani con le auto blu protette, abbiamo bisogno di privilegi, l'onorevole, è arrivato l'onorevole, eppure non ci trattate così, non ci trattate in maniera diversa. Siamo cittadini a tempo determinato dentro l'istituzione, io me ne andrò da quel palazzo, anche perché la vita è bella anche fuori da quel palazzo. La vita è una, il mondo è grande, io voglio fare anche altro nella mia vita, entrerà qualcun altro. Noi non siamo perfetti, abbiamo fatto delle stronzate pure noi, per carità, ma mai abbiamo preso un euro dalle tasche dei cittadini, anzi li abbiamo restituiti fior di milioni, e con la legge che abbiamo presentato 2 settimane fa, che neanche hanno fatto votare per il taglio dello stipendio, abbiamo dimostrato questa idiozia, questa menzogna renziana sulle riforme importanti per diminuire i costi della politica. Ma si tagliassero lo stipendio, non è che devono sventrare la Costituzione facendo cosa? Togliendo il diritto al voto ai cittadini italiani. Ma il punto è tutto lì, il punto è tutto lì. Chi sono i responsabili delle riforme costituzionali? Renzi, Napolitano, La Boschi, Verdini, ma quando mai? Io poi l'ho chiesto alla Gruber, io vorrei fare un duello con Napolitano, sarebbe una soddisfazione. C'ha tante quelle robe da dirgli, con l'educazione, con Garbo. Ma io ho capito che questi sono personaggi, sono venute da altro. Sono le banche d'affari che hanno scritto queste riforme, però è normale, perché oggi la battaglia non è più tra destra e sinistra, io lo dico sempre, ancora che la destra e la sinistra, ma c'è qualcuno qui che per conoscere un'altra persona gli chiederebbe mai, scusa, ma tu sei di destra o di sinistra? Dopo aver visto tutto quello che vediamo, per me oggi sarebbe come chiedere a qualcuno, ma tu sei guelfo o ghibellino, monarchico o repubblicano? Tu scopri che Barroso, l'ex presidente della Commissione Europea, ora lavora per Goldman Sachs, banca d'affari. Prodi lavorava per Goldman Sachs, Gianni Letta consulenze, quindi quattrini nelle banche d'affari, Mario Draghi proveniva da Goldman Sachs, Giuliano Amato, quello che di notte, no, ci mise, oggi è giudice della Corte Costituzionale, cioè quello che ci ha infilato, e quello ha infilato le sue mani fottendoci parte dei nostri denari, oggi è giudice della Corte Costituzionale. Vittorio Grillo, tutti coloro, quasi tutti, che hanno avuto a che fare negli ultimi 20 anni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze o con il Dipartimento del Tesoro, hanno, prima o dopo, lavorato per le banche d'affari. Cioè le famose banche che oggi determinano la creazione di una nuova forma di Stato che non è la democrazia. Si chiama creditocrazia. Ci hanno prestato i soldi, anzi hanno prestato i soldi alle classi politiche, noi non abbiamo spesi questi soldi, se li sono molti rubati oppure li hanno investiti male, e oggi controllando il debito controllano le manovre, impongono la legge Fornero, e dato che sanno che oggi, forse a differenza di prima, addirittura di più, il voto conta, perché piaccia o non piaccia, il Movimento 5 Stelle oggi è una forza politica di massa, creata da pochi anni e che rappresenta il nemico pubblico numero uno per tutta la partitocrazia, e temono il movimento, ci temono, se no non ci infangherebbero quotidianamente. Ci hanno chiamato fascisti, comunisti, bolscevichi, eversori, potenziali stupratori, qualsiasi cosa. Un giorno siamo di destra, un giorno siamo di sinistra, perché non sanno catalogarci, e questa è la nostra forza. Ci dicono populisti, come se per noi fosse un insulto. Non lo è neanche, anche se per me oggi populista è colui che dà del populista a coloro che vogliono cambiare le cose. Questo!
Un giorno siamo di destra perché proponiamo l'abolizione equitaria, vera, non finta. Un altro giorno siamo di sinistra perché non vogliamo gli F-35, vogliamo costruire gli asili nido. Poi torniamo ad essere di destra se non vogliamo dare una lira ai giornali. Nemmeno un euro dei cittadini italiani deve andare in nessun modo ai giornali. E torniamo ad essere di destra. Siamo di sinistra se proponiamo il reddito di cittadinanza, che è il tema principale. Il reddito deve essere considerato un diritto umano, come avere un tetto, una sanità pubblica, un'istruzione pubblica, dei trasporti pubblici. Diritto umano! E questo è un concetto che sta inculcando il Movimento 5 Stelle. È una manovra economica. Se tutti avessero un reddito, chiaramente, previo far parte di un percorso di formazione, i giovani non scapperebbero dalla Sicilia. Soltanto nel 2015 104.000 ragazzi sono scappati dall'Italia. 104.000, come tutti, forse Siracusa, forse qualche abitante fa, farà. Come se ogni giorno perdessimo gli abitanti di una grande città, Vicenza, Siracusa, ogni anno. E allora non devono andarsene via i giovani. Il reddito di cittadinanza consente di farli restare qui. Però si devono inserire in un percorso lavorativo e gli anziani non possono campare con 400 euro al mese, quantomeno il minimo, la soglia di povertà. E quei soldi, se tutti avessero un reddito di 780 euro al mese, quei soldi in questo quartiere popolare, in questo rione, li spenderebbero. E magari quel bar, quel negozio di alimentari avrebbe bisogno di un'assunzione in più, e così si crea un circolo virtuoso economico. Questa è la nostra manovra. Ma Renzi, quattrini nostri. Perché bonus non se lo ristampa Renzi. Ah, bonus Renzi, ma perché? Sono soldi che vengono dalle nostre tasse. Renzi li ha spesi per delle manovre economiche. 80 euro, Jobs Act, garanzia giovani e il PIL, che tra l'altro non è neanche un modo per capire come sta il grado di salute di un paese, ma è aumentato della metà di tutti gli altri paesi europei, nonostante delle condizioni positive, tra virgolette. Oggi, ovvero il prezzo del dollaro molto alto, quindi il prezzo basso dell'euro, e noi esportiamo, e il prezzo bassissimo del petrolio, e noi importiamo chiaramente questi tipi di materie prime. Nonostante questo, siamo in una situazione di crisi drammatica, e oggi i suicidi per ragioni economiche sono aumentati del 20% nel primo semestre del 2016 rispetto al secondo semestre del 2015. È un dato drammatico, ma voi in Sicilia lo sapete. È che i suicidi per ragioni economiche in campagna hanno superato il numero di quelli in Veneto. Significa che si iniziano ad ammazzare non più soltanto quegli imprenditori eroi che, piuttosto che licenziare un dipendente che per loro rappresenta un familiare, si sono addirittura ammazzati. No, si iniziano ad uccidere disoccupati, quelli che magari durante questi 4, 5, 6 anni di crisi sono riusciti a campare con quel che si erano messi da parte, e oggi quel che si sono messi da parte non c'è più perché l'hanno speso in questi anni di crisi. Questo è il paese, e gli stessi che mentono sui dati economici, sul lavoro, sulle assunzioni. Oggi l'Istat certifica occupato un cittadino che lavora un'ora a settimana e viene pagato con un voucher con 10 euro a settimana. Cioè oggi per l'Istat, se tu guadagni 7,5 euro in una settimana, cioè se in una settimana ti puoi permettere un pasto caldo in un fast food, risulti occupato. Questo è il paese dei padri costituenti che vogliono cambiare la Costituzione. Si dovrebbero tenere a 20 km di distanza. Sapete come quei giudici magari impongono coattivamente, cioè un tizio deve stare lontano, no, dalla propria fidanzata, tu non ti puoi avvicinare a quella persona, devi stare a 1 chilometro di distanza. Questi personaggi dalla Costituzione dovrebbero stare a 20 km di distanza, ma qualcuno è venuto durante le elezioni 2013 a proporre: cambieremo questa Costituzione in questo modo. C'è un italiano disposto, in cambio di un prezzo di un caffè, perché i risparmi economici, se passassero i sì, sarebbero ridicoli, 57 milioni di euro all'anno, tra l'altro molto molto meno di quello che si risparmierebbe tagliando gli stipendi, e 60 milioni di italiani sarebbe un caffè all'anno. C'è qualcuno disposto, qualora venisse Renzi qui oggi, o la Boschi, di, in cambio di un caffè all'anno, dare la possibilità del suo voto? Cioè, dare in cambio il suo voto? È questo! Io ho visto in 3 anni in Parlamento che la qualità delle leggi dipende dall'aderenza tra il parlamentare al territorio. Se il parlamentare, come prima Sant'Angelo, che conosce questo territorio, voi sapete dove abita, e se non si comporta bene, siete autorizzati a prendere la calci nel culo, perché questo fa un popolo sovrano. Se Sant'Angelo non si comportasse bene, chiaramente tutti lo conoscono. E allora la qualità di un parlamentare dipende da quanto è connesso, collegato con il territorio, con i cittadini che lo votano. Ma se questa è la Repubblica delle nomine, ovvero la maggior parte dei parlamentari dipende
dal partito che lo nomina, non dal popolo che non lo legge più. A chi risponderà? Al popolo? No, al partito. E che cos'è il partito oggi? Che sono i partiti? Quelli sono banche, sono istituti finanziari privati, SPA, finanziati dalle banche d'affari, dalle lobby del petrolio, dalle cliniche private, che determinano le scelte politiche di questi partiti. È così! Il partito non è più un luogo di discussione, la sezione, andiamo a parlare, ma de che? Avete visto ste Leopolde qua, imprenditori che pagano le tasse a Londra, che hanno multinazionali in Bangladesh e ci dicono come organizzare il futuro dell'Italia. È così. Allora però, non voi pensate che noi siamo sufficienti, noi di più di quello che stiamo facendo possiamo fare. Sabato in giro, domenica in tutta Italia, gireremo tutta l'Italia con i treni regionali. Stiamo dando il massimo con la rete, collegati, stiamo dando il massimo, noi di più. Io non so se un parlamentare possa dire A, che da soli non ce la facciamo, B, che non vi promettiamo niente fuorché il rispetto del programma, C, che stiamo dando il massimo e di più, io di più fisicamente non posso fare, non ce la faccio. Quindi, è perché se non alziamo la testa, no? Però ce la possiamo fare, guarda che siamo a centinaia stasera, a centinaia. Ripeto, con tre carabinieri giù e due poliziotti lì che vi ringraziano, hanno arrestato gente in Expo, hanno scoperto i carabinieri, la mafia nel PD di Roma, non il PD stesso. Grazie, grazie per le soddisfazioni enormi che ci state dando. Però guardate, però forse dipende soltanto da noi, noi non molliamo perché ci crediamo tanto. E io vedo che forse è possibile, e più vedo che il sistema si arrocca, cioè ha paura, occupa i mezzi di informazione, dà queste mancette elettorali in cambio del bonus, e più significa che hanno paura che qui possa vincere in Sicilia 5 Stelle. Guardate che un'altra delle ragioni per le quali viene cambiato il titolo quinto della Costituzione, il titolo quinto è quella parte, ma poi non spiegano mai niente, il titolo quinto è quella parte della Costituzione che regola, dal punto di vista delle leggi, delle norme, i rapporti tra regioni, diciamo, e Stato centrale. E dicono in TV, ah, è assurdo che una siringa costi un tot in Sicilia e un tot in Valle d'Aosta, cambiamo il titolo quinto. Ma questo cambiamento non interviene minimamente della sanità. Se vuoi aumentare il livello della sanità, devi fare una legge anticorruzione per sbattere fuori i ladri dalla sanità pubblica, perché rubare è da infami, ma rubare sui malati è da miserabili. E devi togliere i partiti da dentro la sanità pubblica. Ma comunque queste riforme del titolo quinto non cambiano nulla nella gestione della sanità. Potrei farla, spiegarla tecnicamente, parlarvi di materie concorrenti, la sanità resta, le disposizioni generali in mano allo Stato centrale, le applicazioni e la gestione in mano alle regioni. Tale quale non cambia niente. Quel che cambia però è la possibilità di togliere il potere del tutto alle regioni, quindi ai territori, in materia di produzione e trasporto di energie grandi opere. L'hanno fatto apposta, perché sanno che esistono popoli che si possono organizzare e non volere magari un oleodotto, una trivellazione, e tolgono la possibilità alle regioni, quindi ai popoli, di poter protestare, ancora di più sapendo che le possibilità che il 5 Stelle possa iniziare a vincere nelle regioni, noi non amministriamo nessuna regione, sono molto alte, e cominceremo da questa regione ad amministrare, perché vinciamoci, si vede, si respira. E allora che cosa fanno? Togliamo più possibile quel tipo di potere sulla produzione di energia, sul trasporto, perché i grillini sono pericolosi, per me detto da loro è un grande complimento. E così fanno anche con il Senato, costruendo appunto un Senato in cui da un lato, per darci il contentino, lo zuccherino, riducono il numero, così qualcuno a bocca e dice beh, stanno riducendo, ma quello che eliminano su zero è la scheda elettorale, mantenendo un Senato, una struttura all'interno della quale nomineranno loro i senatori, cioè tutti quelli che non verrebbero più votati neanche dai familiari più stretti, potranno essere nominati dai partiti, e a costoro gli verrà regalata l'immunità. L'immunità, ve lo spiego, non è il discorso di sindacare o insindacare le opinioni di un parlamentare, si può discutere sull'insindacabilità delle opinioni di un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni. Questo può essere anche non considerato un privilegio, perché un parlamentare può anche, anzi ha il dovere di fare delle
delle denunce importanti su queste lobby delle banche d'affari, e questi hanno super avvocati, e quindi una certa, un tipo di produzione, di protezione può anche essere utile. Ma oggi immunità parlamentare significa questo: che se tu sei un deputato, un senatore, non puoi essere né arrestato, né perquisito, né intercettato senza prima il voto favorevole della Camera d'appartenenza. Ma ce lo vedete uno che gli arriva mesi prima la richiesta in Senato se può essere intercettato e deve votare? Cioè, questo dice, gli arriva, da quel giorno non parlerà più. Questa è l'immunità. E l'eliminazione dell'immunità parlamentare è una richiesta che tutti i cittadini fanno. Così come un'altra modifica che noi faremmo alla Costituzione, ovvero l'obbligo di dimissioni per i parlamentari che entrano in un partito e vanno in un altro. Per noi si devono dimettere. Dovete sapere che queste due proposte normali, l'abolizione dell'immunità parlamentare e l'obbligo di dimissioni per i parlamentari che cambiano casacca, potranno in futuro passare, qualora passassero sì il 4 dicembre, solo grazie a un voto favorevole dei senatori nominati dai partiti. Cioè, il futuro Senato, non eletto dai cittadini, dovrà per forza votare lui le future riforme costituzionali. Lo vedete che se la sono acchittata bene, si dice a Roma, se la sono ben organizzata. Si sono costruiti un'assicurazione sulla permanenza politica all'interno di quei palazzi, mettendo in conto che il 5 Stelle possa un domani governare e quindi presenterà delle misure importanti di modifica della Costituzione che noi dichiariamo prima delle elezioni, che fanno, blindano la Costituzione da futuri cambiamenti graditi al popolo italiano, dando la possibilità di modificarla ad un Senato non eletto ma nominato dai partiti politici e costituito da senatori provenienti dai consigli regionali ai quali verrà regalata l'immunità parlamentare. E secondo voi i partiti politici sceglieranno come futuri senatori i più meritevoli, quelli più bravi, dai curricula migliori? No, sceglieranno o i più fedeli alla linea del capo, oppure quelli che hanno qualche guaio giudiziario perché gli concedono l'immunità parlamentare. È questo il disegno. Ci ho messo 40 minuti per spiegarlo, se vado in TV. E no, adesso dobbiamo andare alla pubblicità, non è facile, e la prego Bruno, dottor Messa, mi faccia finire il pensiero. È una lotta in televisione, è una lotta. Poi c'è Varrenzi, danno il microfono e se ne vanno. Noi, a me mi chiedono qualsiasi cosa di mio padre, di noi incredibile. Ma io non mi lamento quando i giornalisti sono pressanti con me. Ben vengano, fanno il loro dovere. A me non mi fa arrabbiare la differenza di trattamento, cioè a noi ci fa il terzo grado, ai responsabili del disastro dell'Italia non gli fai delle domande, non gli fai la seconda domanda, non gli fai la terza domanda. È questo, noi non siamo contro il giornalismo, li attacchiamo alcuni giornalisti servi per troppo amore della loro professione, che è tutta un'altra cosa. Ci abbiamo messo del tempo qui in piazza per provare a dire determinate cose. Noi sogniamo un'altra Italia, un'Italia basata sulla piccola e medie imprese, sul turismo, sulla piccola pesca, sui diritti. Vogliamo concedere diritti, non bonus. È sventurato un paese che abbassa la testa di fronte a un bonus. Ogni qualvolta il governo è in difficoltà, prende dei soldi che sono sempre nostri, ce li concede come una carota di fronte a un cavallo per farci muovere un po'. Poi una volta che si è mosso il cavallo, magari dopo le elezioni vinte, ti ritira indietro quel bonus come è successo per tanti con l'80 euro. Lo sappiamo che fanno così, lo sappiamo, allo stile loro di coloro che prima delle elezioni vengono a promettere cose. L'asfalto elettorale, questo paese è diventato la repubblica delle rotatorie costruite prima delle elezioni, è vero? Vengono, ti fanno una rotatoria, ti tappano una buca prima delle elezioni, magari te la tappano la metà, ti dicono la prossima metà te la tappiamo dopo le elezioni, e sono capaci di fare questo. Ma non è colpa loro, il dramma è la politica come professione che ti intacca il cervello nel momento in cui tu pensi che il tuo lavoro debba essere per tutta la vita fare il parlamentare, tu pur di non perdere lavoro, pur di non essere licenziato, farai di tutto per poterci restare. E se per restarci devi fare un accordo con un mafioso, lo fai. Se per restarci devi beccarti una mazzetta e spartirla con qualcun altro, lo fai. È così, diventano privilegio dipendenti, come i tossicodipendenti, e non si rendono conto che si stanno staccando dalla realtà come un tossicodipendente, perché il loro mondo è quello, è Montecitorio, è onorevole qua, onorevole là, è sentirsi importanti perché qualcuno gli apre la portiera della macchina, perché qualcuno lo chiama onorevole. È questo il vizio oscuro del palazzo, ancor prima della corruzione che ne è una diretta conseguenza. Io potrei raccontarvi decine di episodi per farvi capire il distacco totale dalla realtà
che c'è in quel palazzo. Una volta mi capitò, primo intervento che feci in aula, mi arrabbiai e dissi che l'ipocrisia, quello avevo capito perché avevo votato a sinistra, che l'ipocrisia era peggiore di ogni altra cosa, pure del malaffare, che aveva rovinato di più del malaffare sto paese, l'ipocrisia, la disonestà intellettuale. E dissi in aula l'ipocrisia è uno schifo, eccetera, eccetera. E poi dissi il PD è peggio del PDL. Fui il primo a dire che il PD è peggio del PDL. E la Boldrini mi disse non offenda. Perché si offesero quelli del PDL, giustamente. E poi dissi fate quello che vi pare ma cacciate fuori i ladri di Forza Italia dal Parlamento, così perché è stato condannato Berlusconi. A quel momento parte la caccia all'uomo, tutti questi di Forza Italia a provare a raggiungermi per darmi l'esatta ragione, e i miei colleghi fanno un cordone di protezione intorno a me, mi proteggono. Quindi vedevi questi che venivano. A un certo punto un deputato di Forza Italia, tal Chiarelli, poi ha passato in un altro partito, riesce a infilarsi, a sgusciare, a superare il posto di blocco dei miei colleghi e mi si avvicina. Io lo vedo con la coda dell'occhio e penso, spero che mi dà una pizza, io mi butto per terra, simulo, come fanno, e guadagniamo il 3%. Si avvicina, io appena lo vedo qua, alzo subito le mani in maniera gambiana. Lui non sa che fare, mi vede così, le alza pure lui. Fermi! Immaginate questa scena, noi due così, uno davanti all'altro, e Chiarelli mi dice una frase che mi fa capire il livello del palazzo. Io gli avevo detto fuori ladri di Forza Italia, mi dice Di Battista non generalizzi, noi di Forza Italia non siamo tutti ladri. Buona frase, mi ha detto. E io così, sempre con le mani in alto, onorevole mi dica chi è ladro, chi no facciamo prima. Lui prende, capisce, se ne va via. Ora, è una battuta questa, magari questo personaggio sarà senz'altro pure una persona onesta, le persone oneste stanno in tutti i partiti, nel PD, in Forza Italia, nel Nuovo Centrodestra, lì li dovete cercare con particolare attenzione, però ci sono. Però diceva Martin Luther King, non temo la crudeltà dei malvagi ma il silenzio degli onesti. Oggi Cooperlow, quest'altro personaggio, ha firmato questo documento sulla legge elettorale, ma lo sapevamo tutti. Perché questi, la minoranza del PD è esperta in penultimatum, non dà mai gli ultimatum. Renzi, se fai così io domani no, dopodomani neppure, però tra 3-4 giorni te le suono. Sono così, se sei del PD sei parte del PD. Non credete a sta storia della minoranza, della parte buona del PD e la parte cattiva. È come nei film americani, il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Così qualcuno che proprio ancora vuole votare quella sinistra per spirito d'appartenenza, perché hanno a che fare, vengono da Berlinguer, ma di che c'hanno oggi di Berlinguer? Continua a votarli perché ragioniamo per partito preso. Ecco, oggi ha firmato questo documento. Allora il problema è il silenzio anche delle persone oneste che accettano il malaffare di stare di fianco alle indecenze, a queste misure economiche negative, pur di mantenere una poltrona, un posto di lavoro a 14.000 euro al mese, qualche intervistina, un comunicato stampa, una comparsata in un talk show, un carabiniere che si mette sull'attenti quando passa o la possibilità di essere chiamato onorevole. È questo! È così! E la nostra forza è proprio nello stare in quel palazzo a tempo determinato, perché Sant'Angelo sa che non potrà, se magari si ricandiderà, potrà essere rieletto, ma dopo no. E quindi è nel suo stesso interesse migliorare questo quartiere, fare delle azioni per far sì che possa vivere di turismo, proprio perché sarà costretto a lasciare il Senato della Repubblica e a tornare nel mondo reale che è Trapani, la sua città natale. È nel suo stesso interesse. La vedete l'enorme rivoluzione del 5 Stelle? Noi combattiamo contro la partitocrazia che ha occupato tutto e contro il concetto di professionismo della politica, perché il parlamentare è l'unico mestiere, chiamiamolo così, dove se diventi professionista inizi a farlo peggio. È l'unico. Bravo. È così. Bravo. Perché inizi ad entrare in un meccanismo mentale diverso. E se noi ancora non ci siamo entrati, perché poi guardate che non è facile là dentro mantenersi con i piedi per terra, perché non è facile, perché pure a noi è normale, no? La popolarità, queste cose, sono delle contaminazioni, è perché giriamo tutte le piazze, perché stiamo di sabato sera, mentre gioca la Lazio, tra l'altro, in piazza Trapani, perché stiamo così, è così. Io so, ognuno, scusate, ognuno c'ha, ora non giudicatemi per la... A parte Emilio Fede, che è l'unico che era da Juve e per Berlusconi è diventato del Milan, è vero?
incredibile, la squadra di calcio, una quello da bambino se la porta sempre, sono diventato laziale. Però Emilio Fede invece in questo è l'unico che è diventato del Milan, straordinario. Vi dicevo, è solo perché giriamo così le piazze, perché ci crediamo tanto. Questo non è il mio collegio elettorale, non è che io mi devo far conoscere qua per prendere i voti, Io sono di Roma. È che ci piace, che ci crediamo, che noi gliela vogliamo dare vinta, che ci stanno prima dei ragazzini qui e vogliamo dargli un futuro normale, che bambino. Vogliamo che stiamo qui in Italia, ragazzi giovani. E noi ti ringraziamo. È così. Ci crediamo tanto, io sono così contento perché vedo che comunque nonostante tutto, la violenza, gli attacchi, lo spirito antidemocratico, ma vi rendete conto che oggi quelli, no, ci pensiamo a questa cosa e poi concludo, quelli che hanno votato, noi abbiamo votato contro, questa legge elettorale l'Italicum, che permette appunto ai partiti di fatto con il sistema del capolista bloccato di scegliersi la gran parte dei deputati, coloro che l'hanno scritta, votata, ci hanno messo la fiducia, cioè hanno messo la questione di fiducia sulla legge elettorale, significa che su quella legge, su quel testo, Renzi ci ha messo la faccia, come a dire, se non lo votate io cado, come se fosse la legge più importante del mondo, e infatti l'hanno descritta come la legge perfetta che tutto il mondo ci copierà, ve lo ricordate? Oggi, visto che vedono che nei sondaggi al ballottaggio potrebbe vincere 5 Stelle, devono togliere il ballottaggio. E come? Guardate che incredibile, è come una partita di calcio che esiste appunto un, non lo so, un giocatore bravo, avversario che fa dribbling e prende rigori e durante il primo tempo arriva una circolare, ci eliminano la possibilità di assegnare i rigori. L'ha detto Scalfari l'altro giorno, sono andato da Scalfari, l'ha detto, ma tutti lo dicono, è la verità, cioè sono nella loro disonestà estremamente sinceri, piuttosto che vincano loro. Noi cambiamo tutte le regole e si chiamano Partito Democratico. Cioè, dato che non hanno nulla di democratico, il cittadino se ne accorgerete, sono stati indotti a inserire la parola democratico dentro al simbolo, altrimenti non ci avrebbe creduto nessuno. E poi vanno in giro a dire la dittatura 5 Stelle, ma chi mai, poi Gian Roberto è morto, pace all'anima sua, ma chi mai ha mai preso una decisione, un voto ascoltando Gian Roberto Peppe? Sono persone eccezionali che si sono messi di traversa ad un sistema, perché come tutti noi che stiamo passando un sabato sera assieme hanno detto, io non ci sto più a vedere sventrato questo paese dalla partitocrazia e da questa nuova forma di governo in cui le banche d'affari determinano le scelte dei governi e costringono il Parlamento in 19 giorni sì a votare la legge Fornero, il bicameralismo perfetto va benissimo, però poi se si tratta di fare una legge sul conflitto di interessi, una legge anticorruzione, 20 anni, però dicono è colpa della Costituzione, ma ci rendiamo conto che stanno dando alla Costituzione, che per noi si può cambiare alcune cose ma dichiarandole prima in campagna elettorale, stanno dando alla Costituzione la colpa dei loro fallimenti, e noi che facciamo? Passiamo la testa di fronte al presidente, questi personaggi ormai li frequento, vi assicuro non valgono, che già li vedevamo ripetere in TV, Franceschini, Brunetta, la Santanchè, io pensavo, mi arrabbiavo di fronte alla televisione, pensavo che il mio unico potere fosse votarli o meno, invece no, perché è nato un movimento, una forza politica che raccoglie centinaia di persone in piazza, senza scorte, senza intermediazioni, e che sta costruendo sovranità, perché la battaglia del presente e del futuro, ripeto, non è tra destra e sinistra, tra chi alza la testa e chi la abbassa. Tra chi crede che l'unica forma di democrazia sia quella diretta e chi reputa che quella rappresentativa abbia qualcosa di democratico, ma che cosa rappresentano questi? Tra coloro che credono alla sovranità e coloro che invece credono nel principio della delega, ti affido a te la mia vita, non ci affidate le vostre vite, sono preziose, neanche il voto, non ve lo stiamo chiedendo, vi stiamo chiedendo di venire con noi, gireremo tutta l'Italia in treno, salite su quei treni con noi, salite. È un treno, prendiamolo insieme questo treno, non vi stiamo chiedendo il voto. Non vi stiamo chiedendo il voto. Vi stiamo dicendo che non c'è al mondo una forza politica così bella, così gioiosa, che fa sì. E infatti a Trapani se può venire che... 3 ore, Oggi ho scicli... Trapani, Palermo, 3 ore. 3 ore col treno. Lo sappiamo, però vogliono costruire un ponte sullo stereo. Noi vi stiamo dicendo questo, non c'è una forza politica così piena davvero, non di speranza, e poi a me la speranza è neanche una parola che mi piace, ma di certezza nel presente. Guardate che bello, bambini a cavacecio, persone più anziane, magari persone che un tempo hanno votato destra, sinistra,
Io vi riconosco a tutti, io so perfettamente guardandomi in faccia quello che avete votato, lo so perfettamente, lo so, vi si vede, ma pure io ho votato quelli, poi mi sono disintossicato, Corrao votava a sinistra, Cancellesi non è votato, se voi Cancellesi votava per scuola, però me la merita, ho votato, dice di no. Ne trovassi uno, io, quando mai? Oppure dico, io so chi ha votato Berlusconi, si riconosce per quello in piazza che abbassa la testa. Qua quanto prese Forza Italia? 63 seggi su 60, 61 su 61. Figlio di grazie. Beh, meno male. Ci hanno fregato tutti quanti, no? Fondamentalmente ci abbiamo creduto tutti quanti, ci dividevamo destra e sinistra, quando ci hanno diviso apposta le ideologie, no? L'hanno fatto apposta per dividere, per spaccare un fronte che dovrebbe essere comune, quello di una salvaguardia comune dei diritti, una pulizia di uno Stato, non destra e sinistra, cittadini attivi. Oggi però questa speranza c'è, io non so come andrà il 4, perché ripeto, Davide contro Golia, però ognuno può fare tanto, ognuno può informare come se diventasse un piccolo... organo di informazione, amici e parenti, ricordandogli prima cosa che occorre andare a votare, guardate che non c'è il quorum, Non è come al referendum sulle trivelle che napoletano, sti democratici dicevano non andate a votare, una cosa vergognosa, e quindi non si è raggiunto il quorum e il referendum diceva è fallito, no, questo è un referendum costituzionale, quindi pure se va a votare solo napoletano, conta un voto solo suo, Insomma non facciamo decidere tutto a napoletano, uno che è entrato in Parlamento l'anno della morte di Stalin, sono 63 anni che lo paghiamo, 63 anni che lo paghiamo. Per fare sempre, l'ha detto bene Ignazio, sempre gli interessi dell'imperialismo, prima era quello sovietico, poi quello americano, ora la nuova evoluzione del capitalismo, non più produttivo di Stato ma finanziario, le banche d'affari che determinano le scelte dei parlamenti schiavi, dei finanziatori, dei partiti, i partiti che nominano i parlamentari e il popolo non li elegge più, è questo il meccanismo e ce ne accorgiamo, noi non siamo perfetti ma io non mi vergogno di nessun voto, non c'è un voto che io ho fatto che mi ha fatto vergognare, che sono tornato a casa dicendo qua mi vergogno come aver votato, perché? Perché nessuno a me mi ha finanziato la campagna elettorale, io ho speso 140 euro di campagna elettorale, mi ridiede 50 euro mia zia, e non è che mia zia mi ha chiesto in cambio di 50 euro un emendamento, e questo è il punto, la grande rivoluzione del movimento è istituzioni dove entrano i cittadini che si fanno Stato e l'abbattimento il più possibile grande dei costi della politica, perché se noi ci tagliamo gli stipendi non soltanto sosteniamo la piccola e media impresa ma viviamo delle vite estremamente agiate, perché io guadagno 3.100 euro netti al mese che mi permettono, io pago un affitto 1.400 euro più spese, comunque mi permettono di mettermi da parte al mese 1.500-1.600 euro, sono un botto di soldi, però non ne guadagno 14.000-13.000 e non sono costretto a dare i soldi dello stipendio al partito altrimenti il partito non mi ricandida, e questi sono i ricatti. O mi dai quattrini e non ti ricandido, e ora lo posso fare perché ho costruito la Repubblica delle nomine, cioè sono io che ti nomino, vedete com'è il ricatto? E quindi di chi faranno gli interessi? Dei partiti che appunto li candidano, e se al partito gli serve la legge per intascarsi i nostri soldi, andranno a lavorare pure il sabato e la domenica per fare quella legge immediatamente, se poi serve una legge che magari contrasta quei portatori di voti corrotti dei partiti, ma in Parlamento non ci vanno e danno però la colpa alla Costituzione della Repubblica Italiana, votata a suffragio universale da un'assemblea costituente che lavorò 2 anni per fare quella Costituzione e oggi sventrata dai Verdini, da questi soggetti, cioè Verdini che è diventato padre costituente, pensate, è sotto processo, all'interno di un processo, lui per corruzione, che riguarda un'organizzazione eversiva che si chiama P3 e i giudici scrivono che questa organizzazione P3 è stata creata per, come si dice, per violentare i poteri costituzionali, indirizzare i poteri costituzionali dello Stato, cioè eversivo. E è un soggetto all'interno di un processo per corruzione, ma riguardante una società segreta eversiva, Renzi gli affida le chiavi della Costituzione italiana. Ma non basterebbe questo proprio per dire più che sufficiente? No, esatto. È questo il paese. Però rimbalzano le menzogne, ci distraccono, una menzogna raccontata 100 volte, se siamo distratti pensiamo che sia verità, i giornali sono quello che sono, io vi dico, prima di credere ad un articolo verificate che c'è nel consiglio d'amministrazione del giornale che lo pubblica, tutto qua,
perché se ci stanno le banche che sono chiaramente sostenute da queste riforme, è chiaro che questa sarà la linea. Io ormai di interviste ne do poche, perché vedo sempre che i titoli sono diversi dal contenuto. Allora chiamo giornalista e mi ha intervistato e dico: ma scusami, ma questo titolo io non l'ho mai detto. L'hanno fatto i titolisti, però tranquillo, perché dentro l'articolo c'è scritto il tuo pensiero. Poi tu sai che tanti cittadini qua leggono solo il titolo e quindi dice: ma questa è una truffa. Ma non è colpa che hanno fatto i titolisti. Allora d'ora in poi io rilascio interviste solo ai titolisti. È una cosa migliore. Oppure facciamo poi, quanti siamo? 100.000 solo, 15.000 pure qua. Ora siamo 5.000 in diretta, in piazza ci sono centinaia di persone, senza intermediazione, voi vi sarete creati un'opinione, magari oltre alle parole vedete anche i fatti, cioè attivisti che sono venuti qua hanno pulito una piazza, grazie ai cittadini del quartiere, e la lasceremo più pulita di come l'abbiamo trovata. E abbiamo speso con soldi nostri per l'allestimento, poi andiamo in pizzeria a raccogliere le quattrini. Avete un senatore che sapete dove abita e avete il diritto dovere ogni giorno di pretendere il rispetto dal programma, da questo senatore, da Giancarlo. Tutti... dagli l'indirizzo, dagli il numero di telefono. Noi ci crediamo tanto. Vedete, se dobbiamo essere istituzionali, siamo istituzionali, tranquilli, in TV ci comportiamo molto bene, siamo molto educati e sobri. Se dobbiamo essere carichi, passionali, lo siamo cittadini tali e quali a voi, che 4 anni fa mai si sarebbero sognati di finire in questa splendida avventura, ma che sanno, e noi sappiamo tutti quanti oggi, che una possibilità c'è. Il 4 dicembre non soltanto votare no significa salvare questa Costituzione da uno sventramento, significa mettersi contro un intero sistema che ci vuole poveri per controllarci con il voto di scambio e anche sufficientemente ignoranti per poterci manipolare con i mezzi di informazione. È possibile un'altra strada, ognuno faccia quel che crede. Noi vi stiamo chiedendo, ripeto, non un voto ma di venire con noi, perché a me personalmente il movimento mi ha cambiato la vita in meglio, nonostante le volte è dura, perché perdi amici quando ti schieri, perdi amici però ne acquisisci di nuovi, ed è bello schierarsi, perché chi non si schiera contro il potente di turno, chi non prende posizioni nei confronti di un'ingiustizia, in realtà l'ha già presa. Chi abbassa la testa, la posizione l'ha già presa. Viva Trapani, viva la Sicilia, viva l'Italia, grazie a tutti e grazie al senatore Sant'Angelo, padrone di casa. Segnate 3-4. Ce la teamo. Lo potete chiamare a tutte le ore della giornata. Aspetta, prima che ce l'abbiamo, aspettate un attimo. Allora, ci sono delle persone che fanno un gran lavoro dietro le quinte, ogni volta non li ringraziamo mai, invece mantengono in alto davvero il morale nei comuni dove stanno lavorando. Avete sentito parlare poco fa? Ragazzi, scusate. Ciao.